Una lite per motivi personali oppure un regolamento di conti sono due le ipotesi dei carabinieri sulla sparatoria avvenuta ieri nel tardo pomeriggio in un appartamento di Ciampino alle porte di Roma. Il killer ha impugnato una calibro 9 e ha centrato al petto Alessandro Borrelli, 35 anni, uccidendolo. Ha ferito gravemente un altro ragazzo di 24 anni in gravi condizioni. La sparatoria avvenuta oggi pomeriggio in serata è stato fermato un uomo, una guardia giurata, che è stato condotto in caserma e interrogato dagli inquirenti. A dare l'allarme, gli abitanti della via allarmati dagli spari sono stati ascoltati anche i vicini di casa della vittima, che hanno riferito di non aver sentito l'ultimo grido prima dei colpi. Resta da accertare il movente della sparatoria. Le due vittime sono incensurate, mentre sono in corso le ricerche del fuggitivo, che secondo alcuni testimoni sarebbe scappato a bordo di una macchina.